Sono un botto di icone sotto i miei personaggi e non sto capendo un cazzo. Aia. Meno male che non sanguini stavolta. No! Ah! La crisi no! Diniego della ragione. Questo suppongo che impedisca di curarmi lo stress. Bravo, Dismas. Bravo, Dismas! Ah, crisi. Dai. Beh, adesso non posso permettermi di danneggiare le ruote perché sarebbe un'imboscata garantita. Quindi andiamo al santuario dell'eroe. Ci facciamo un combattimento e c'è scritto prosegue la storia di un eroe. Se non sbaglio, cioè mi sono informato dopo la prima puntata, teoricamente, andando nei santuari, sblocchi le storie dell'eroe. Che cosa significa? Che praticamente... Oh mio Dio, questi hanno due muri. Maledetti. Significa che praticamente prosegui con la sua storia, ovvero sblocchi delle abilità particolari, vedendo anche il passato degli eroi. Perché questo Darkest Dungeon, a differenza degli altri, dei precedenti, che ti permetteva di avere, non lo so, 4 fuorilegge, 4 crociati, 4 dottori della peste, questo c'è un solo eroe per classe, ma con una storia più profonda, ed è una cosa che secondo me è molto migliore. Per carità, rimuove molte troll build e divertimenti che avevamo nel primo Darkest Dungeon, in quanto potevi fare tantissime cagate, divertentissime, però secondo me è molto più profondo come significato nel gioco. Il fatto di avere una storia più profonda per ogni personaggio, perché ti ci affezioni anche di più, ti dispiace quando ti crepa magari, robe così. È veramente una cosa bellissima. Ora che sei scoperto... Ma perché resiste? Cosa cazzo c'hanno? Un vaccino nelle tasche? Hanno un vaccino nelle mutande questi che non si avvelenano mai? Ma scusami, come fanno a resistere così tanto? Al sanguinamento e al morbo, tra l'altro. Un dito in culo sto tizio. Maledetti bastardi. Io stavo a difesa perché c'ha la combo sopra. È fregata. Ok. Bello. Direi. Questo penetra... Mio Dio, 3 difese. Ma stai scherzando? Direi di attaccare questo, che ignora la difesa. Ma che cazzo? Pure sanguinamento. Clamore. Mi rimuove la difesa. Ok. Possiamo eliminarlo? Porca puttana! Ok, quello non ha più la difesa, quindi possiamo curare lei? No, perdo la relazione con lui, non l'ho vista. Non l'ho vista questa cosa. Muoio un po' di stress al nostro... Muoio di stress a tutte e due. E questo ha la difesa, questo no, mi piace. Mi piace. Che puttana. Faccio vedere io. No, tu ti avvelenerai, me ne frega niente. Tu ti avvelenerai. Devi crepare. Non aveva schivata, quindi ha senso. Lui è avvelenato. Lo dobbiamo uccidere. Quanto ha? 6. Devi crepare. 1 di vita. Maledetto come pochi. Tanto muore al prossimo, quindi dobbiamo concentrarci su quello. Però forse... No, forse mi conviene difendere lui. No, facciamo così. Così avrò di nuovo l'avanzata più la schivata extra. Mi piace. Perché agisce per primo? Non lo so io. Sì. Per dar fastidio, raga. Perché ha agito lui per prima? Cioè, tra l'altro, sono resistenti al sanguinamento, a tutto, al veleno e in più... vabbè, non erano resistenti al fuoco, questo sì. Però voglio dire, comunque erano del dita in culo, perché comunque anche se avessi un'abilità del fuoco, devo prima distruggere le palizzate lì, le difese del cacchio. È stupido come concetto. Mi ha dato veramente fastidio. Questi nemici mi danno veramente fastidio. Questi qua che si nascondono dietro le barricate. Sono veramente fastidiosi. Ok che sono solo 2, però hanno il danno tremendo, resistenze altissime e soprattutto status alterati. Danno sanguinamento. Tanto sanguinamento. Danno di tutto e di più. E cosa ho qui? Ah sì, mi aspetta il tempio, vero? Ok. Santuario dell'eroe. Alla grande. Vediamo se ho ragione. Praticamente posso scegliere... quale eroe mandare per sbloccare una sua abilità. Quindi vorrei mandare Dismas.
Non so quale abilità sbloccherò, ma spero di sbloccare... Chapter 1. Come si chiama? Il colpo bruciapelo. Fuorilegge, capitolo 1, libertà. Ah, è proprio così, questo è bello. Questa è la mia occasione, devo uscire. Racconta la storia di come lui è scappato dalla galera. È bellissimo, missili di pietra a pugno esteso. Fighissimo. Che cosa fa? Aumenta la schivata. Minchia, magari ce l'avessi così nel gioco vero e proprio. La schivata, oh mio Dio. Magari facesse sti danni e aumentasse combo nel gioco vero e proprio. 42 di vita. Neanche questo, magari ce l'avessi nel gioco vero e proprio. 42 di vita. Maledetto. E guadagna pure uno di schivata ogni 3x2. E non posso vedere le sue statistiche. Mamma mia, fosse così ne... fosse così per davvero. E suonare l'allarme. Chi è? Però ha fatto male pure a me. Colpo punitivo. Ok. L'indietreggia ogni volta che viene colpito. Ok, mettiamo due combo su tutti. Ah, scusami, ma schivi, disbass. Voglio dire, 50% per 40 volte devi schivare 13.000 volte, voglio dire. Figliolo. Allarme. 3 di stress. Ok. La grande. Ora mi becco un attacco. Ispirazione. Ah, quindi vuol suonare il corno. La grande. Sei rimasto solo tu, figliolo. E come lo raggiungo quello? Ah, ok. Vieni qua, bello. Vieni qua, beccati il cazzotto sui denti. Altro 3 di stress. E mo' una ginocchiata sulle palle. No, non ci arrivo. E va bello, ti piglio a pugni fino a domani. Senza pietà. Ginocchiata sulle palle. Bellissimo. Mascalzone, lurido mascalzone. Oh, colpo bruciapelle, sì. Alla grande. La mia strategia si basa proprio su questa abilità. Almeno nel primo Darkest Dungeon si basava sempre su questa abilità. Perché se riesci a crittare con questo, è la fine del mondo. È la fine del mondo, ve lo dico. Esecuzione è buono, me lo voglio tenere. Esecuzione è buono, poi ha un bel po' di critico. Ma... anche colpo di pistola mi serve. Critico anche è utile. Questo non credo di averlo utilizzato, però è l'unico che ho che mi... permette di causare... mi permette di causare combo. È l'unico. Però il critico non sarebbe male, perché avanzi... aumenti il critico e poi fai il colpo di rivoltella e uccisione garantita. Rimuoverei questo perché comunque... non lo posso rimuovere? Non lo posso rimuovere perché va in antipatia con uno dei miei personaggi. Ma dai! Ma dai! Che è sta cagata? Non mi posso tenere un'abilità così che non voglio per tutto il gioco perché uno è rotto in culo. Su via! Su via! Che palle! Questa è una cosa pallosa, eh. È una cosa pallosa. Non la voglio vedere. Vi ripeto, sono già svantaggiato sotto ogni aspetto. Se mi metti pure questo di mezzo, sono a posto. Un altro combattimento. Che cosa mi aspetta adesso? Oddio, un'altra resistenza, maledizione. Di nuovo questi... oddio, sono tre stavolta. Cazzo, io ho poca vita. Merda. Merda! Ok, l'unico difeso è lui, quindi concentriamoci su quello indietro. Allora, mira. E poi sono pure resistenti, hanno tutti l'influenza di questo lucchetto di merda. Ah, debolezza. Excellent work. Un culo. Excellent work, di cazzo. Sanguina. Quando mai? Quando mai? Darkness encroaches. Inexorable. Che palle. Perché solo 5? Merda. Ah, usa le bende. E va bello. Porta qui il tuo culo. Figli di puttana. Ok. Vediamo questo. No, sai cosa? Usa questo. Usa questa, ora ci serve. Ora è un'emergenza. Se ora non è un'emergenza, non so quando lo sarà più. 4 di danno per 2 turni, figurati.
Colpo bruciapelo. Però il danno ridotto. Ma non avevo il grog che mi doveva trasformare la debolezza in... in coso? Dov'è il grog? 4 danni. Ok. Ora non mi serve. Mi serviva prima. Ora non mi serve più. Se nel caso non te ne fossi reso conto. Ma che cazzo? Che roba. Ah. Coso, Dismas, per favore schiva. Se non schivi, sono fregato. Per favore schiva. Ti prego. Schiva. Ok. Rimuoviamo lo stress. Rimuoviamo lo stress perché comunque guadagno resistenza a prescindere. Poi faccio l'avanzata con Dismas. Perché? Quanta velocità hanno sti cosi? Quanto hanno di velocità, raga? 7, ah, ok. Però è giusto comunque, perché cazzo hanno sta velocità, maledetti. Maledetti bastardi. Vieni qua, bello. Fastidioso. Fastidioso come pochi. Ah, ok. Un problema, le ruote sono un problema, non lo farò mai più. Non lo farò mai più. La cosa delle ruote sono veramente un problema. La guarigione che non c'è delle ruote si nota. Si nota come. Questo muore di sicuro. Ottimo. Ora... oh, la grande, l'ha dato su questo. Godo. Godo. Figlio di puttana. Ok, questo non può più agire. Forse posso curare Dismas ancora. Quindi lanciamo su di lui. L'unica volta che non mi devi fare un critico, me lo fai. Vabbè, pure io l'ho attaccato con la combo. Ma scusami, l'unica volta che non me lo deve fare mi fa il critico. Ma sei stronzo? Non so io. Sto gioco lo fa apposta. Aspetta, ma forse è uno slot per... no, non ho nessuno slot, okay. Ma questo ha mai funzionato finora? Mai funzionato finora questo? Non mi sembra. Più che altro tutti gli scudi che do sono grossi, quindi alla fine non è proprio rilevante. E poi converte solo su me stesso. No, mi serve qualcos'altro. Mi serve qualcos'altro. Direi di metterti... tu prendi innanzitutto questo. Però direi anche di metterti... ma questo non è male, eh. Resistenza alla morte, resistenza allo stress, però sono più sensibile ai debuff. Sì. Ottimo. Alla grande. Ah, merda, l'ho perso. No! Cazzo, ho perso due cose. Inventario pieno, cos'era? Ah, cazzarola, erano ottimi perché rimuovevano tutti i debuff. Dovrei buttare via qualcosa, dite? L'antidoto alla fine. Ok, siamo arrivati quasi alla fine. Questo credo che sia l'ultimo combattimento, vero? Mi pare di sì, perché il bastione dell'oblio era sempre prima della locanda. Chissà quanti combattimenti. Penso 3 combattimenti. Ok, questi sembrano cattivi. Ah no, uno solo. Ce la possiamo fare, ce la possiamo fare. Nonostante tutto ce la possiamo fare, secondo me. Squillo di chiarina, squillo di chitarra. Cos'è sta roba? Esultanza nei confronti delle indescrivibili forze cosmiche. Che cazzo vuol dire? Che cazzo vuol dire? Parla come mangi, animale! Ok. Vediamo. Purtroppo non posso metterglielo. Questo si concentra principalmente... potrei fare questo, anche se non l'ho mai usato. Questo è veramente inutile. Non l'ho usato perché è solo 15% di resistenza a tutto. Vabbè, facciamo. Facciamolo. Ma è solo per 3 turni, forse almeno più turni. Ok, ottimo. Ma via, me li ha presi tutti. Mi ha fatto tutto il danno del mondo con lo stress, ma che cazzo. Ok. Invisibile. Ah, penso sia l'effetto di questa ara del cacchio. Intreccio di ossa, che cosa combino? Scudo. Colpo tracciante. Così poi agisce Audrey. E purtroppo non posso utilizzare colpo bruciapelo perché questo è invisibile. Coso! Hai la schivata, maledizione! Ti prego! Non morirmi! E che cacchio! No, fai il coltello, uccidilo. Ottimo. Dobbiamo curare il nostro dismasino. Maledetto.
Ehi, di schivare, stronzo. Dobbiamo difenderlo. No, ma ha difesa. Dobbiamo difendere lui. Ce l'ha la difesa. Ok, ancora, perché è ancora invisibile. Ma scusami, ma che cacchio? Ma che cacchio? E tu piantala con la tua invidia del cacchio, che sei stupida, sei. E fai ad odiare il tuo alleato. Non so, schiva! Per favore! Ti prego! 15 di cura! 15! Ma che cazzo sei tu? Ma crepa, merdaccia! Ma scusami, ma ti sembra? È pazzesco! Altro che avversità, questo è veramente bullismo! Mi prendi in giro? Allora, usa questo, va. Ora attacca lui. Schiva. Beccati questo, figlio di troia. Ho 22 danni. È bellissimo. E dobbiamo pensare a lui perché potrebbe curare. 4. Ce la facciamo. Se lo avveleno lo uccido. Alla grande. Ciao bello. Barristan veramente sta parando il mondo. Stupendo. E ora si cura pure, guarda. Se fosse potenziata addirittura mi curerei di 10 di vita. Ci pensate? E va bello. Forse è ora di morire, che dici? Che dici? Sarà mica ora di morire? Non ho più cure, quindi lo devo uccidere per forza. Ancora vivo. Più di troia. Più di troia. Vuoi vedere una cosa bella? Crepa. Dio, ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. L'altra locanda arriva. 75% di vita ma meno 50% di danni. Questo ci starebbe bene su Barristan. 75% di vita è tanto. Lui ne ha 40, 75% sarebbe quasi raddoppiata praticamente. Su 40 sarebbe 30 vita in più, quindi arriverei a 70 di vita. Però metà dei danni, che è una cosa che praticamente non ho mai su Barristan. Vediamo se riesco a scartare sta roba. Ok. Vorrei raccogliere qualche oggetto. Ah, ma aspetta, ma ho 20 di slot. Vabbè, non importa. These warm candlelit windows promise refuge. L'abbiamo fatta? Ma perché si odiano così tanto? Raga, ho visto le relazioni buone, ma si odiano a morte. Che cavolo di problemi avete? Scusatemi. Ancora! E basta! Meno male che ha resistito allo stress. Scusatemi, ragazzi, siamo una squadra. Dobbiamo campare fino alla fine, ma scusami. 3 regioni su 3. Però c'è la locanda, quindi mi sa che è il checkpoint prima della battaglia finale. Il ladro astuto, cos'è questo? Riparazioni scontate, guarigione del 50%, fino al 50%, e meno 1 di stress. Bellissimo. Per che cosa? Per la mia devozione, donazioni per la nostra causa. Bello. Sto salvando il mondo e la gente mi regala le cose. Grazie. Your coach is laden. You can carry no more. No, aspetta un attimo. Lo so che è pieno il mio coach, però aspetta. Prima di tutto devo riparare una cosa. Minchia, è così poco? Stupendo. Dammi la testa di sto coglione qua. Il 200% danni ai cadaveri. È una cosa che potrebbe tornare utile. Questo? Ah, ne posso mettere... Ah no, qua li devo mettere i cosi. Però ne posso mettere uno solo. 20% guarigione durante il viaggio. Esplorazione. Dei bauli dell'accademico. Probabilità di produrre tessuti. Andiamo per questo. Bolted on and be off. Guarigione non è male. 7 maestrie. Ma qua posso potenziare tutto, raga. Ok, questo aumenta 10-13. Aumenta di 4 il danno minimo e di 1 il danno massimo. Vorrei letteralmente cambiare la sua abilità. Vorrei vera... Ah, non si odiano più alla gran... Ah, ma è solo per la durata di un viaggio, di una regione che si odiano. Mi piace. Così posso rimuovere colpo tracciante e aggiungere il critico. Stupendo. Vediamo, questo se non sbaglio, potenziato con la maestria, mi dovrebbe dare. Facciamo questo. Dov'è? Il critico non è mai male. Tu sei potenziata. Tu sei a posto, tu avresti bisogno di questo. Perché no? Non si sa mai. Sì, dai. Poi, l'ultimo direi di utilizzarlo su Audrey, che dite? Esecuzione.
Due di danno minimo, uno di danno massimo. I danni nostri saranno bruciapelo e assole duellante. Pistola ce l'abbiamo per la distanza. No. Facciamo su Audrey, direi di mettere il coltello, perché ignora completamente la difesa l'un l'altro. Ignora la schivata. Ah, quando ha invisibilità. Merda. E io invisibilità non so come farmela. Non ho niente che mi dia invisibilità. Merda. Shit, però aumenta il danno di uno minimo e due massimo, quindi è il critico del 15%. Va bene. Va bene, adesso vediamo se ci sono dei kit per sutura. Non ho spazio, allora. 66% al fuoco, però credo di averli tutti equipaggiati bene, quindi. Questo non so se metterlo su Barristan. Passo falso. Però lo posso mettere solo con un oggetto macchiato in uso. Aha! Cos'ha Barristan sulla mia... nel suo inventario? Allora, potrei scartare questo. Non ci serve più. Questo non ci serve più. Questo. Non serve più. Non saprei. È tosta. È tosta, però mi serve un kit di sutura. Devo ancora abbandonare qualcosa, maledizione. Questo, beh, non mi serve più perché comunque scudi minimi non ne ho. Ma questo... bende mi servirebbero. Prendiamo il kit per sutura per curare il nostro amico. Prendiamo 4 di questi. A bit of comfort on the road to damnation. Ah, ce ne stanno solo 2. Vieni. Sono 2. Robusto. Ah, pensavo fosse un debuff. Mi sono spaventato. Sono spaventato per un attimo. Mi manca solo quello. 51 candele. E posso abbandonare adesso. E posso abbandonare adesso ottenendo 51 candele. Posso andare avanti. Vado avanti. Vado avanti. Io vinco questa battaglia. Questi non mi servono. Quanto ho? 30 e kit per sutura costa 12. Quindi dovrebbe bastarmi. Dovrebbe bastarmi. No! Dissenteria, mo si cagherà addosso fino alla fine del combattimento. No, 20% di salute massima. Merda. Questo diminuisce la schivata? No, la velocità. Mio Dio. Questo non ci serviva. E ho paura che arrivasse sto... sto 5% prima o poi. Perché ho letto, c'era scritto che mi dava... c'era il rischio che mi facesse ammalare. Ladro astuto. Non lo so, seleziona un percorso. Dopo. Vediamo di comprare il kit per sutura. Il carraio, non posso metterci niente. Dammi il kit per sutura, sorella. Ne ho uno solo, lo dovrò utilizzare per forza su... per forza sul mio amico Dismas. La grande. Lo stress, posso permettermi qualcosa che mi riduca lo stress? Questo aumenta la resistenza al sanguinamento. Questo aumenta la resistenza al fuoco. Compagnia, 75% che aumentino le relazioni, 25% che si incazzino. No, preferirei questi due. Però c'è qualcosa che mi riduca lo stress. Questo aumenta le relazioni. Potrei scommettere su un whisky, effettivamente. Perché così magari se guadagno delle relazioni positive sono a posto. Vabbè, prendiamo questo. Ho l'impressione che sanguineremo molto, quindi prendiamo questo e diamolo su Barristan, che sanguina sempre. È lui che è sempre in prima linea. Ok, non ho altro. Vediamo. A lui potrei dare 20% resistenza allo stress, 10% resistenza alla morte. Però mi piacerebbe molto dargli questo e soprattutto dargli anche questo. 75% di vita non ci farà male, ne sono sicuro. Potrei darti per oggetti bende. Poi vediamo. Tu hai... posso dartene 4? Ma forse mi conviene darti questo, sai? Oppure del laudano. Diamogli il laudano. Bende e uno di acqua. Potremmo sostituire con le torce. Ok, direi che siamo pronti. Seleziona un percorso, vediamo cosa c'è. Ah, la montagna! È il boss finale? Tutte le strade conducono alla montagna, ma solo una consente di oltrepassarla. Sì, andiamo. Quindi questo dovrebbe essere la fine del capitolo 1, se riusciamo a battere il boss. Minchia. Ma fa paura. Però niente relazioni positive, sfortunatamente. Apparentemente le relazioni positive durano una sola spedizione. Cioè una sola regione. Questa è una cosa... sia positiva che negativa. Positiva perché avevo quella cosa dell'egoismo che mi bloccava una skill. Negativa perché ovviamente... perché ovviamente... vediamo la mappa. Ah sì, è direttamente il boss finale. Negativa perché per l'appunto...
mi ha rimosso il rispetto reciproco che mi dava schivata sul mio dottore della peste e forza su Dismas. Quindi sia forse più negativo, perché alla fine quella schivata mi ha fatto una grande differenza, eh. È stata una grandissima differenza quella schivata extra. Lei è malata, c'è la dissenteria, 26 di vita, si sta cagando addosso letteralmente. Ingresso l'oblio. Ah no, ci sono pure i combattimenti per me di mezzo. La grande. Uno di velocità, uno di attacco. Va benissimo. Parla tu, ragazzo. Convince ad avere velocità e e soprattutto rabbia. Ah no, questo è potenziato. Quanto ha? 17 di vita. Ha schivata pure. Madonna, sono sempre più veloci questi. Mettila come vuoi, sono sempre più veloci. E quello è andato avanti e ha uno di schivata. Maledizione. La grande. Il mio Dismas non mi delude mai. Lui potrebbe rimuovere dello stress. Oppure potrebbe attaccare lui. Rimuovere la schivata, così Audrey potrà tranquillamente ucciderlo con il veleno. Vabbè, è più logico. È più logico. Possiamo cercare questi due e aggiungere combo, effettivamente. È tosto. Oppure avveleno lui. Il danno. Dai! Merdone! Merdone maledetto! Ok, sì. Avvelenalo! Che puttana. Perché? Ma cazzo! Invisibile è diventato! Facciamo così, magari mi verrà attaccato e farà un contrattacco bellissimo. Lui dovrà utilizzare... coso? Lo colpisco? Forse? Non lo so. Mettili a lui coso. Adesso. Intreccio di ossa. Vari istanti, devi sbrigare ad agire, perché veramente non va affatto bene quello che stai facendo. No, dovrei utilizzare l'autano, me ne sono dimenticato. Dismas. Facciamo su Dismas. Attaccami Dismas. Oddio. Quello ha fatto male. Quello ha fatto male, sì. Che stronzetto maledetto. Quando hanno le cure tra di loro mi dà proprio un fastidio tremendo. Perché altro era invisibile, lo volevo uccidere, ma era... Vabbè. Sono praticamente due supporti di merda. Maledetti figli di troia. E non ho modo per tirarli avanti. Non ho né l'occultista. Sei pazzo? 10 di sanguinamento? Ah, che sei matto? È pazzesco, 10 di sanguinamento. Stai scherzando? Ok, lanciali. Oddio, 75% di schivata. Vabbè. Onestamente, che cazzo mi aspettavo? Che cazzo mi aspettavo? Difendi lui. Aggiunge solo scudi sto merdoso. Pezzo di merda. Aia. Meno male che non sanguini stavolta. No! Ah! La crisi no! Ha perso tutta la vita. Vabbè, c'era un 20%, quindi non è che mi dovessi aspettare altro. 20 di cura? Mio Dio. Dovrei mettere una combo su qualcuno, eh. Ok, dovrei utilizzare anche l'audano su tutti. Anche. È invisibile, ma porca mannaggia. Oh. È proprio maledetta sta battaglia. Mi ha rimosso la schivata e uno di scudo, va bene. Ma vai a cagare. Tu il tuo intreccio di carne di merda. Crepa. Pezzo di merda, vaffanculo. Io odio. Bello. Vieni qua, vaffanculo, pezzo di merda. Quanto lo odio. Lui è stato fastidioso in questo combattimento, questo tizio. Lui è fastidioso. Se avessi combo sarebbe tanta roba. Non ce l'ho, purtroppo. 20% della salute sarebbe tanto, eh. Ok. È un avanzato.
Fai l'avanzata e tu puoi fare... Avvelenare. Un altro che resiste a tutto il Cristo del mondo resiste a questo. Lenity. Grace. Small acts that drive back the darkness. Ok, diciamo che ha recuperato un po' di salute. Non lo dica. Hanno tutti resistito all'attacco dello stress, mi è piaciuto. E nessuno ha 5 di stress. Vabbè. Non importa. Mi accontento. Un grande. L'armatura in frantumi. Apparentemente funziona solo quando sta... Oh. Speravo non riuscisse ad attaccare, ma ci è riuscito. Ciao, bello. Ciao, bello. È tosta, lo devo dire. Tosta. Che abbiamo fatto? Niente ricompense? Mi fa schifo darmi qualcosa. Imbattiti nel collezionista 2 volte. Sta dissenteria proprio mi dà fastidio. Vedere solo questa roba qua mi irrita. Mi irrita proprio. C'è qualche altro combattimento? Speriamo di no. Speriamo sicuri il nostro... Oh. Meno male. Mirate la fonte del male, il portale che conduce a una vacuità inesplicabile. Sembra un boss finale. Credo sia un boss finale. Ha l'aspetto di essere un boss finale. So come lo combatto? Diniego delle armi. Non è possibile utilizzare le armi di tipo mischia. Oh madonna mia, questo... Pure il danno mi ha ridotto. Chi è che l'ha fatto? Sono tutti uguali, sti lucchetti. Fammi cap... Stunnato, vaffanculo. Niente armi da mischia, alla grande. Pistola, ce l'abbiamo con... Chi è che mi ha fatto... Ah, ma sanguinano. Oh, grande. 10 danni, buono. Possiamo far sanguinare tutti. Piano. Li dovremo accecare. Più la combo. Quanto sono resistenti ai debuff? 30. Li possiamo accecare. Così abbiamo combo. E così con un colpo di pistola li stunniamo. Geniale. È geniale. Fidatevi di me. Fanno male, eh. Poi giocano sullo stress apparentemente. Giocano molto sullo stress apparentemente. Quindi è questo. Ok. Dubbio paralizzante alla grande. Schivato. Mi è piaciuta la cecità. Sono tutti velocissimi, oh. Non è possibile utilizzare abilità che curano. Direi di utilizzare questo su di lui. Perché questo non aumenta la resistenza dei buff. Solo a sangue e i danni del tempo. E alle malattie. Quindi direi... usarlo su di lui. Adesso non ho più il divieto delle... Cosa? Ah, 50 di resistenza. Maledetto, non l'ho visto. Avrei dovuto utilizzarlo su di lui. Non l'ho visto. Beh, ci dobbiamo concentrare su di lui, comunque. In ogni caso. Disorientamento. Questo resistente, questo è poco resistente a avvelenamenti. Ok. Bastardo. Ok, resisto al sanguinamento. Potrei attaccarlo per curarmi. Ah, però non mi curo perché... Ok, no. Non mi curo perché ho coso. Dismas non lo proteggo perché è schivata, difendo lei. Vediamo se ci funziona. Bello. Sono un botto di icone sotto i miei personaggi e non sto capendo un cazzo. No, lo stun, cazzo, mi sto stunnando tutto. Palle. Vabbè, tanto sono stunnati, non è che possono utilizzare chissà cosa. Mi sta stunnando tutti, raga. Ma che cacchio. This is no time to falter. Madonna, sì, vabbè. Destra, sinistra. Vuoi aggiungere qualcos'altro, scusami? Io sono immobilizzato, io non voglio essere immobilizzato, perché? Fino al termine del combattimento, cos'è che mi dà fastidio? Merda! Non puoi essere immobilizzato, è una cosa orribile. Diniego del coraggio, che cos'è? Niente cura. Direi di... Ha resistito lo stun, figurati. I miei... così si stunano ogni scorreggia. Lui resiste a tutto. Ma che cazzo.
Non posso curarlo. Chi è che mi blocca le cure? Devo capire qual è il lucchetto che mi blocca le cure. Questo muore adesso, vero? Uno di vinta! Cazzo! Resisti, Dismas. Cazzo. Elettrizzante. Aspettare per scoprire. Speriamo che non attacchi Dismas. Speriamo che non attacchi Dismas. È una cosa... Lenity. Terribile. Small acts that drive back the darkness. L'avvelenamento, no? No? Apparentemente no. Usa un attimo su di te. Su di lui va. Ancora, c'è scritto all'inizio del turno dovrebbe... Ancora! Per stunnare. Maledetto. Ok. La grande. Ok. No, dai! Ancora! Ma porca mannaggia a te, a tua sorella! Oh! Difendi lui. Detto bastardo! Ah, ok, questo non fa danni, per fortuna. Niente cure. Maledetto figlio di... Androcchia. Vai, Dismas. Oh! Ah... Ho messo difensore e credo che gli abbia salvato la vita, sarò onesto. Dobbiamo giocare con lo stress. Lui ha 7 di stress, dovrebbe resistere. Lui ha 10 di danno, 22. Non c'è modo che io lo uccida entro il prossimo turno. Lui potrebbe morire, il mio Dismas. Però Paracelsus, Paracelsus lo dobbiamo salvare. Non dobbiamo permettere di arrivare alle crisi. Ah, merda, questa è maledetta. Ah, maledetta. Diniego della ragione. Questo suppongo che impedisca di curarmi lo stress. Bravo, Dismas. Bravo, Dismas. Ah, ah, crisi, crisi, crisi. Dai, 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 dai. Non ne va bene una, eh. A singhiozzi nervosi li do a tua madre. Pezzo di merda. E non ho stati alterati, capito? Oh, aspetta. La grande? La grande, aumenta la schivata. Dovremmo salvare Barristan o Dismas. Barristan non schiva, Dismas schiva. È una scommessa. Se perdo Dismas perdo tanti danni. Se Barristan invece è quasi scontato che morirà. 51%. Però Dismas c'è la possibilità che schivi un prossimo attacco. Dismas, ti prego, non mi deludere, Dismas. Difendo Dismas. No, però no, perché Dismas deve contrattaccare. No, attacchiamo lui, perché utilizzerà uno dei delle sue abilità del cazzo. Dobbiamo ucciderlo, non dobbiamo permettere di sopravvivere un altro turno. Diniego del coraggio, che cosa fa? Niente cure, maledizione. Questo resiste 50, questo resiste 20. Mi sono dimenticato dell'assenzio, effettivamente. Uccidiamo questo che è almeno sensibile. Ma dai! No! No! Redemption. We'll find it. Resistendo a tutto, ma sei un maledetto bastardo, sei, ma muori! Muori! Ma scusami!
Ma puoi! Il mio muore al primo colpo, tu c'hai il 50, la 80% di avvelenarsi resiste. Il mio al 50% di crepare, crepa. Ma allora, dillo che sei contro di me. Questa non è avversità, questo è il casino, fatto per perdere. Ma scusami, ho perso Dismas. Ma no! Cazzo! Ma te la do io la goccia soffocante, una gomitata sui denti, madonna mia! Angoscia di tua madre! Vaffanculo! A simple variable, easily resolved. Ah, una tomba, ha fatto il critico! Coglione! Godo! Pezzo di merda! Sai cosa? Sai cosa mi serve la tua cura? Non farmelo dire, guarda! Grande Audrey! Più di puttana proprio. Dai, dai, dai. Non ha speranza, sei finito. Ma resiste a tutto sto coso, ma che cazzo? Vabbè, 50%. Ma due volte 50 vuol dire che uno su due deve andare. Ah, è finita? Ah, pensavo che sarebbe stata la fase 2 col cervello. La mente del mondo è infine libera di ricordare un'epoca di qualcosa che non ho letto. Ah, decesso dell'eroe. Finalmente il velo si leva. 76 candele, cos'è? Gli eroi che hanno perso la vita non potranno più essere utilizzati nel corso della spedizione, ma saranno nuovamente disponibili nella tua prossima spedizione. Ok, alla grande. Quindi vuol dire che per il prossimo capitolo dovrei avercelo. Abbiamo finito l'atto 1, ragazzi! E comunque Dismas è ancora vivo. Cioè, muore, ma per tutta la spedizione, avevo ragione, e per il prossimo atto praticamente respawn. Alla grande, quindi non è andata così male come pensavo. Pensavo che avrei dovuto affrontare anche il cervello, sarò onesto. Pensavo una volta finiti i lucchetti, saremmo passati alla fase 2. Evidentemente invece no, i lucchetti bloccavano praticamente la ragione. Noi, avendo distrutto tutti questi blocchi, la ragione del mondo è libera. E quindi l'uomo è in grado di nuovo a pensare per se stesso e a trovare quei valori fondamentali di fratellanza che aveva perso. Molto interessante, ma vedremo diciamo con la fase 2, con il secondo atto, nella prossima puntata. Vi ringrazio per aver guardato fin qui, lo so che è stata corta come puntata, ma sono arrabbiato troppo, mi devo fermare un po'. Grazie per aver guardato fin qui, mi auguro di vedere nella prossima puntata di Darkest Dungeon 2. Non dimenticate che siete i migliori e vi auguro il meglio. Bella bella!